La prova su strada della settimana vede protagonista la Opel Zafira Tourer. Vediamo come si è comportata nelle mani del nostro collega Andrea Nicoli, che ha potuto provare la versione con il nuovo motore 1.6 CDTI Euro 6 da 136 cavalli. La Opel con la Zafira ha creato uno stile monovolume compatto ma da famiglie. Nonostante sia lunga solo 4,66 m, può ospitare fino a 7 persone grazie a 3 fili di sedili, completamente a scomparsa che una volta reclinati formano un piano di carico completamente lineare, dunque non c'è più il fastidio di mettere e togliere i sedili in quel momento in abbondanza. L'ultima versione della Zafira è riconoscibile specialmente per questo frontale decisamente aggressivo, ma la novità di questo modello che stiamo provando è tutta sotto il cofano. Un motore decisamente interessante, un 1.6 turbo diesel, innanzitutto già Euro 6, perché grazie a un sistema di iniezione di urea questo motore è decisamente ecologico e anche molto economico, poi lo scopriremo sotto la voce consumi. 136 cavalli, 152 fili, completamente in alluminio, turbo a fasatura variabile, iniezione a 200 bar di pressione, dunque direi un motore interessante. E la cosa altrettanto interessante per noi italiani è che l'evoluzione di questo motore è stata pensata e studiata a Torino. Una volta, quando si guidava un diesel con queste caratteristiche, veniva semplice una battuta: sembra un benzina. Ha una fluidità di funzionamento ottimale, ha una coppia massima, pensate, di 320 Nm a 2000 giri, ma a 1500 giri ne ha poco meno, con dei consumi che Opel dichiara circa 24 km con un litro, che mi sembrano un po' ottimistici su una vettura di queste dimensioni, ma vi assicuro che non è stato difficile percorrere 19-20 km con un litro. Non è niente male per un'auto che ha la prerogativa di avere anche 7 posti per 4,66 m di lunghezza. Parliamo anche delle prestazioni assolute, perché nonostante sia solo un 1.6, quest'auto, dove è possibile, può raggiungere i 193 km all'ora e accelera da 0 a 100 in 11, poco più di 11 secondi. Questo grazie anche a un cambio manuale a 6 rapporti, dunque con una spaziatura che permette conforto acustico e consumi che riescono ad essere veramente contenuti. Per il resto, una Zafira che fa dello spazio interno e dell'abitabilità posteriore i suoi punti di riferimento. Detto questo, concludiamo veramente sulla capacità di carico. Qui si viaggia, pensate, da 150 litri, poco se si è in 7. Si passa nella configurazione a 5 posti a circa 700 litri, direi che questo è già un numero importantissimo, per arrivare a 1792. Chi avrebbe detto solo una quindicina di anni fa di poter contare su una vettura lunga 4,66 m con 7 pratici posti, un motore, un piccolo diesel con 136 cavalli che permette alla vettura di raggiungere quasi 200 km all'ora e con consumi nell'ordine dei 20 km litro. E poi ciliegina sulla torta, il motore che è già Euro 6 ed emette solo 109 grammi di CO2. Dunque una macchina estremamente interessante, come è estremamente interessante il prezzo, a partire da poco più di 29.000 euro.